Buongiorno, buongiorno amicazze mie belle. Oggi vi faccio la preparazione per le pittule. Come si fanno l'impasto delle pittule? Mo' ancora è presto, però siccome che mi è rimasto il cavolfiore, approfitto per farvi vedere come si fa l'impasto, ok? Così, quando arriva l'Immacolata e la vigilia di Natale, quando si fanno le pittule, già sapete come si fanno. Ad alcune di voi che ancora mi hanno detto: Francuzza, ci fai vedere le... Sì, ho detto, mo' ve le faccio vedere, tanto mi è rimasto il cavolfiore, mo' ve le faccio vedere come si fanno. Quindi io mo' ho messo 200 grammi solo di farina, non tante, 200 grammi, giusto per farvi vedere. 2 grammi di lievito di birra, perché ne metto proprio pochissimo, e 200 ml di acqua naturale. Mo' prendiamo il lievito e lo vado a sciogliere nell'acqua. Questo lo sciogliamo nell'acqua. Questi sono 200 grammi di farina. E poi andiamo a mettere un cucchiaino raso di sale fino. Ecco. Una volta che sciogliamo il lievito, l'acqua è temperatura ambiente, non occorre riscaldarla o farla tiepida, come ce l'avete, temperatura ambiente. Una volta sciolto, andiamo a mettere nell'impasto. Deve uscire bella molliccia. Andiamo a mettere tutta l'acqua, no? Giriamo. Se ci occorre, andiamo a mettere un altro poco. Che ci va, eh? Quindi sono 200. Andiamo a mettere 100. Vedete? Perché non deve uscire così, eh? Io mo vi sto facendo vedere, eh? Allora. E sono 300. La vado ad aggiungere poco alla volta. Questo è il trucchetto, che dovete fare. Mettete prima 200 grammi. 200 di farina, perciò gli ho detto io la mettiamo prima a 200, poi se ci occorre aggiungiamo, mettiamo 100 grammi altri e la andiamo a mettere poco alla volta. La sbattiamo bene bene. Deve essere ancora più liquida. E aggiungiamo un altro po' di acqua e giriamo. Poi andiamo a mettere il sale. Un cucchiaino. Ecco, un cucchiaino scarso di sale. Questa poi la lasciamo lievitare fino al raddoppio. Così, eh? Vedete? No. Così deve diventare. La sbattiamo bene bene. Ecco, una volta sbattuta così, bene bene. Eccola come liscia, vedete? No. La vado a coprire con una pellicola e la lasciamo fino al raddoppio. Ci vediamo dopo. E ci siamo, eh? Un paio d'ore è lievitato. Vi faccio vedere da vicino. Ecco, vedete? Ora
Vado a mettere il cavolfiore nell'impasto. Io ho messo già l'olio. Comunque, queste le potete fare sia con la pizzaiola, mettere pomodorini, olive. Io mi è rimasto il cavolfiore e lo faccio con il cavolfiore. Ok? Allora, andiamo e le giriamo così, eh? A me poi il cavolo mi piace in qualsiasi modo. Avete visto? Se vi piace fare le pitture con il cavolfiore. Se no, ripeto, potete mettere i pomodorini, le olive, le acciughe, farle pure con le rape. Come volete, ok. Adesso ho messo l'olio, appena è pronto vi faccio vedere come escono le pitture. Ecco, ora con il cucchiaio andiamo a prendere la pasta, vedete, e il cavolfiore. E lo andiamo a mettere nell'olio ben caldo. E qui si sono sulle pitture con il cavolfiore. Avete visto? E le lasciamo cuocere. Queste non le dobbiamo girare subito, facciamo che si forma la crosticina. Andiamo a girare. Le facciamo dorare, eh? Quando vedete che sono belle dorate, le togliamo. Buone le pitture, guardate. Vedete? Quando si fanno belle così colorate, le possiamo togliere. E quando vengono a galla, vedete? Vuol dire che sono pronte. Allora, andiamo a toglierle. Aspettate. Facciamo sgocciolare bene bene. Le andiamo a mettere. L'aglio, vedete? Così. E continuiamo. Prendiamo l'impasto, vedete così, e lo andiamo a mettere nell'olio. Chi li vuole fa così? Fatemi sapere, se le fate così, come le faccio io, e poi come le fate voi. Buonissime, mamma, cioè, mi piacciono le pitture con il cavolfiore, guarda. È troppo buono. Tutti li abbiamo messi qui. Andiamo a girare. Vedete come si gonfiano? Le girate con una forchetta così. Se girano, capite, mo'. Ecco, così. Ecco.
buonissime. Cominciate, poi ve le faccio vedere. Ed eccole qua, guardate che meraviglia di pitule, belle, croccanti e morbide. Mamma, tocca l'assaggio uno, tocca solamente che bruciane. Mamma, c'è profumo. A me queste mi piacciono troppo, troppo, troppo. Questo se il cavolfiore, fatele che sono buonissime, guarda, lo dico proprio, mamma mia, sono buona, troppo buona. Questa è un'arriva immacolata, già le sapete fare, va bene? Poi se volete fare di più, perché questa avete visto con 200 grammi di farina, guardate quanta, per due persone, pure tre, e voglia. Queste le ho fatte un pochino più grandi, però le potete fare pure più piccole. Io l'ho voluto fare così perché per quanto è del cavolfiore, ok? No? Se vi è piaciuta questa ricetta, fatela, commentate e fatemi sapere voi come le fate. Queste, ripeto, sono con il cavolfiore, però le potete fare con la stessa pastella delle pitule, pastella, un pasto delle pitule, perché quando facciamo la pastella non ci vuole il lievito, qua ci vuole un lievito perché deve lievitare. Qua pure per fare mezzo chilo di 500 grammi di farina, una montagna di pitule riescono. Quindi regolatevi voi. Queste sono per 3-4 persone. È più che sufficiente. No? Mi raccomando. Ciao. Vi ho fatto vedere le pitture con il cavolfiore. Ok? Ciao. Dalla cucina della vostra Francuzza è tutto.